Il Covid-19 ha attraversato frontiere e generato una crisi globale. 108.600 italiani sono stati rimpatriati da 121 paesi attraverso 1.140 operazioni aeree, navali e terrestri. Abbiamo avuto notizie frammentarie di questo ritorno a casa. C'è una storia orale di questo controesodo che i social hanno raccontato in video. La risposta del governo italiano si è declinata sul principio che nessuno è al sicuro fino a quando tutti non sono al sicuro. Ero in Messico dal 4 marzo, Montenegro, Tirana, Algeri, Argentina, Tel Aviv, Belgrado, Siviglia, Barcellona. Seguendo le loro indicazioni che nei giorni ci hanno fornito, siamo riusciti a rientrare in Italia con un volo speciale. Siamo riusciti a prendere il volo organizzato dalla Farnesina il 26 marzo dal Cairo. Per consentire a mia figlia e ai suoi compagni di scuola di rientrare in Italia. Non mi sono mai sentita sola in una terra straniera. Sentivamo che dietro di noi c'era lo Stato che ci pensava. E poi c'è un racconto di cui pure abbiamo colto pagine sparse, come di un libro non ancora pubblicato. Parole e immagini che ci hanno commosso. Aiuti concreti che si sono materializzati in giorni in cui eravamo chiusi in casa, davanti ai televisori. Sono storie di donazioni e squadre sanitarie arrivate in ore in cui più avevamo bisogno. Che non dimenticheremo. La grande storia in divenire è quella della cooperazione italiana, con cui il nostro paese partecipa alla lotta della comunità internazionale alla pandemia, svolgendo un ruolo da protagonista nelle coalizioni internazionali per trovare una cura al Covid-19 e alle grandi malattie infettive. Il sostegno all'azione delle principali organizzazioni internazionali per contrastare la crisi alimentare e la partecipazione all'iniziativa Team Europe della Commissione Europea per aiutare i paesi partner a fronteggiare l'emergenza coronavirus sono le articolazioni di una regia multilaterale di cui la cooperazione italiana è parte fondamentale. Una rete fatta di donne e uomini che lavorano nel nostro Ministero per gli Affari Esteri e nel mondo. Anche queste sono storie che sfuggono alla narrazione quotidiana. Noi di Rai Italia le raccontiamo ogni giorno. Siamo rientrati finalmente in Italia ed è tutto andato benissimo. Quindi grazie ancora a tutti. E anche le volevo ringraziare. Grazie alla Farnesina, grazie all'Italia. Suerte para todos. Un grazie sentito di cuore. Grazie, grazie davvero.